Siamo quasi al livello massimo. Siamo quasi al livello massimo. Abbiamo quasi 400.000 euro dollari e ho solo un rammarico in realtà sul nostro personaggio. Il fatto di arrivare a 11 di fisico e non 12. Averlo saputo prima, al tempo, non avrei messo quell'unico punto che ho messo su intelligenza e l'avrei messo su fisico. Perché con 11 sì, prendiamo un po' di abilità interessanti, ma con 12 potevamo mettere alcuni impianti molto più interessanti. Peccato, 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 peccato. Vabbè, non importa. Che tra l'altro adesso aspetto il livello 50, aspetto il livello 50 per usare 80.000 euro dollari per comprare una cosa. Comunque, andiamo un attimo sui messaggi, perché la nostra cara amica Panam ci ha chiesto di andare al loro accampamento perché Saul sta dando qualche problema. Quindi andiamo da Panam oggi. Il campo degli Aldecacchios si trova qua in fondo, perfetto. Meno male che al loro accampamento c'è un segnalino e mi posso teletrasportare. Che ridendo e scherzando, in quasi 70 ore sono arrivato al livello 50 e ho praticamente completato tutto il completabile per ora disponibile. Anzi, tra l'altro, ho anche preso un trofeo per aver completato una zona, un'intera zona di missioni. Ehi, che succede qua? Ciao! Che cosa ci fa lui qui? Ti avevo proibito anche solo di parlare di quel convoglio Militech e tu hai chiamato il tuo amico! Per farlo comunque alle mie spalle, eh? È Non so di cosa stia succedendo, hai proibito a Panam di fare Pensi qualcosa. davvero di poter proibire a Panam di fare qualcosa? Credimi, è inutile. Farà comunque ciò che vuole. E No, questo è non lo farà. vero. Non sai intendere stare in questa famiglia. Maledizione, Saul! E Stai dai! davvero pensando di lasciarci sfuggire quel Basilisk? Esatto. Ma un'occasione Sembra che simile questa ti ho discussione chiesto vada avanti da di tempo sputtanare il e lavoro cambia che siamo venuti a parecchio. fare qui. Far incazzare la Militech al punto di annientarci sul No, mi sa che posto. non ho avuto tempo, eh. Cazzo! Panam, puoi gentilmente spiegargli? Ci ho già provato. Lascia stare, Mitch. Quelli della biotecnica saranno qui tra un'ora. Non rovinate tutto prima del loro arrivo. Non so. Che è successo? Non ci credo. E adesso se ne va mollandoci qui come degli stronzi. Cos'è questa storia? Cos'è questa storia del Basilisk? È un panzer corazzato della Militech. Ferraglia creata nel 2060 oggi di lì. Vogliono Ah. venderlo a qualche paese arretrato dove può ancora passare come tecnologia No, all'avanguardia. vabbè, Il certo. convoglio Militech percorrerà la 101, proprio qui vicino. E voi Per vorrete caso possiamo prenderlo? vederli? Il Basilisk vale la discussione con Saul. Lascio indovinare, unire la tua idea. Questo Basilisk vale un altro scazzo con Saul. Sì, Sì. quel mezzo ci Eccolo. permetterebbe di rimetterci in pista. Questa La è una famiglia cosa sta buona, cadendo a no? pezzi. Se finiamo per lavorare con la biotecnica, nessuno ci prenderà più sul serio. Ok, quindi vuoi agire alle spalle di Saul. E per farlo mi hai trascinato qui. Cassidy, Ted, Carol e Bob sono dei nostri. Vabbè, certo. Ricordami quando mi hai detto di dirti del calcio del culo? Ricordi? Tempo fa mi hai detto di darti un bel calcio nel culo se ti avessi beccato di nuovo a fare cazzate. Sì. È stato prima del nostro attacco al campo dei Raffen. Credo che lì tu abbia perso l'occasione. No, Di darti un quello era calcio nel diverso. culo? Era un salvataggio di qualcuno della famiglia. Ora stai cercando di ingannarlo. Se sei qui per farmi la predica, puoi anche andartene subito. No, non sono qui. Qual è il Cosa piano? pensi di rubare quel Basilisk? Ma sti Grazie, Ted. suoni? Non ho ancora detto che ti aiuterò. Ok, andiamo a parlare con gli altri. Non ho detto che ti aiuto. E vabbè, però andiamo a parlarne lo stesso. Hola. Aspetta. Grazie di questi euro e di questi euro dollari, signorina. Ci saranno solo veterani, nessun Quindi altro? parteciperanno al piano solo i quattro veterani, nessun altro. Non l'abbiamo chiesto agli altri. Il Vabbè. rischio che qualcuno lo riferisca a Sole è troppo Questo alto. è E vero, poi meglio solo i essere in veterani pochi. capiscono quanto ci farebbe comodo quel Basilisk.
Sembra parecchio rischioso. No, non lo voglio dire questo. Non voglio dirlo perché se l'ha deciso non dobbiamo discutere. Bella musica. Ma quella è la mia auto? Quella là in fondo? Scusami, quando è che è arrivata la mia auto? Hai provato di nuovo a convincere Saul? Niente, eh? No. Ok, ascoltate. Il doppiatore di questo vecchio è quello di Marshall, comunque. Aspetta, non dirmi che ti trema la voce. Fottiti. Il convoglio si fermerà a un passaggio a livello lungo la 101. Noi lo colpiamo alle spalle e poi ce la diamo a gambe. Domande, commenti, obiezioni? Mi sembra tutto troppo facile. Breve, conciso e sul pezzo. È tutto troppo facile, troppo perfetto. E questo è vero. Proprio la tecnologia che vi serve. Servita davanti a voi su un piatto d'argento. Sì, ecco, esatto. Anche Saul sostiene che sia molto sospetto. Come hai saputo del convoglio? Carol ha hackerato le comunicazioni della Militech, ti basta? Sì, potrebbe. So che Panam ha dei problemi con Saul, ma voi? So che Panam ha dei problemi con Saul. Ma voi? Qualche vogliamo fa, solo rimettere a posto questa carovana. Il lavoro dei corporativi. Se vogliamo rifarci un nome, ci serve un buon equipaggiamento e buoni lavori. E questo è vero. E Saul dovrebbe capirlo, se solo aprisse quei cazzo di occhi. Quei suoi occhi di merda. Non voglio farmi coinvolgere, okay, va bene. Ci sto. Tanto. Ok, grazie. Di nulla. Prima raggiungiamo la stazione. La locomotiva che serve per bloccare il convoglio è lì. Prenderemo quella locomotiva. Vengo con voi, ci vediamo là. Vengo con voi. Vengo con voi. Ottimo, andiamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo a far saltare il culo un po' a quei cazzo di pelle rossa. Guidi tu oggi? Ho sentito un piccolo tremito nella tua voce. Non è vero. No, e dai, ti sudano anche le mani, vero? Vaffanculo. Ti vogliamo bene così come sei, Mitch. Sei sicura di non aver lasciato tracce? La Militech non ha nulla? Stai cercando di insultarmi, Bobby. Ok, Poppy? Okay. Ma che nome? Poppy. Dai, su. So già che mi devi dire qualcosa. Dillo, Panam. Lo so che devi dirlo. Su, andiamo. Nessuno al campo noterà che non ci sei. Noteranno la tua scomparsa al campo. Saul non vuole comunque vederci. Ma la voce? Fare un'impressione migliore. Ma dai, non si è... siamo a 2 metri di distanza. I musi lunghi non aiuterebbero. Credo proprio di no. Va bene. Prevedi problemi? E dai Raffen che mi dici? Prevedi problemi? Saul sì. Ha messo sentinelle intorno a tutti. Alla radio usiamo. E non va bene? Si ostina a combattere i sintomi invece della malattia. Mai una cosa buona. Non ti manca neanche un po' Night City? Non ti manca la vita di Night City? A volte, forse. Mi manca quella sensazione di nuovo inizio. Di libertà. Ma non ho dimenticato il vuoto. La sensazione che provi quando realizzi che sei sola. No, oh, anch'io ci ho messo un po' di tempo. Non è stato facile. Sì, anch'io ci ho messo del tempo ad adattarmi. Ma... non sono mai stato del tutto solo. È vero, avevo un amico. Avevi qualcuno? Già, è morto. Amico. Si chiamava Jackie. Ti sarebbe piaciuto. Jackie, me lo ricorderò. Ti sarebbe piaciuto sul serio. Era un bravo ragazzo. Eccoci arrivati. Siamo arrivati. Sì, l'avevo notato, grazie. Quando finisci di parlare alla radio, dimmelo comunque. Ah, che bella giornata. So che pensi di aiutarci. Ma... ah, bene. Grazie Elizabeth, mi ha bloccato. Allora, datemi un secondo. Già, allora porta questo coso fino alla 101 e poi torna qui. Devo farlo io? Assolutamente d'accordo. Siamo pronti? Quindi? Sì, direi di sì. Il convoglio Militech parte da Night City ed è diretto alla base in cui incontrerà il compratore. Noi lo fermeremo al passaggio a livello. Non dobbiamo far altro che spostare questo splendore. Io continuo a dire che sembra tutto troppo semplice. Come pensate di muovere la locomotiva? Come pensavate di muoverla? È roba vecchia, Carol dovrà hackerarla. E poi dovrò ottenere l'autorizzazione della torre di controllo per spostarla. E te la daranno? Mi sembra inattiva. Ci pensiamo noi. Tu e Panam procuratevi il codice di autorizzazione. Ok, capo. Mettiamoci al lavoro.
Andiamo, Panam. Andiamo a cercare il codice. Parla coi nomadi, opzionale. Ti aiuto? Certo, ma se fossi in te prima cercherei un altro ingresso. Ma in realtà penso che mi basti fare così. Hai visto? Ci hai messo poco. È stato facile. Che state facendo? Se qualcosa va storto sarà Panam a pagarne. Che state facendo? Io cerco la pace interiore prima della tempesta. Teddy è solo un peso morto. Bravo Teddy. Ma aspetta, Marshall e Ted. Allora tolgo il disturbo. Ma dai, si chiama Teddy, neanche a farlo apposta. Salve, sei venuto per renderti utile? Posso fare qualcosa? No, non direi. Va bene, non Carol, sei ciao. Proprio perché sei qui, vero? In realtà mi ha chiesto aiuto Panam. Mi ha chiesto aiuto. Mm-hmm. È venuta da noi, ha convinto Mitch e noi altri ad aiutarla. E poi ci sei tu. Eppure ha chiamato te. Interessante, non trovi? Perché sono un bravo ragazzo io. Mancate solo voi, anche eh? Se andrà bene. Come va qui? Si incazzerà parecchio. Mi immagino la sua faccia. Sol non ne sarà contento. Alla grande. Abbiamo collegato tu. No, scusami. Ottimo lavoro. Vabbè. Grazie, ragazzi. Vabbè, grazie. Non volevo. Li ho interrotti. Però vabbè, dai. Arrivo subito, Panam, eh. Che belle ste mazzette di soldi abbandonati in posti abbandonati. Ah, qua c'è un'uscita. Ma, scusami. Che cazzo? Cosa vuol dire? Perché? Ma sono passato. Sono passato dall'altra parte? Oh no. E ora? Vabbè, ho trovato $600. Vabbè, buttali via. Cioè, se qua non avevo la forza per uscire, come facevo a uscire? Vabbè, meno male, dai. Vabbè, scusami, Panam, se ti ho fatto aspettare. E là, cos'è stato? La luce divina? Vai avanti tu, Panam. Devo guardare cosa c'è in giro. E le stazioni, con tutti quei binari. Perché potevi scappare? Gli scambi. Esatto. Quando li vedi dall'alto ti senti... libera. Potente. Come se potessi partire per migliaia di viaggi diversi. Giusto. Io avrei detto più speranzosa. Anche quello è un buon aggettivo. Ok, ci siamo. Sì, eccoci qua. Dobbiamo dare il segnale, Carol! Allora. Cosa dobbiamo cercare? Che cazzo hai detto? Schede cosa? Perforate! Certo, sono qui per cosa, se no. Non c'è niente. Ma dai, ma davvero? Vediamo cosa c'è qua sopra, allora. Magari saranno in cima, no? No, non penso proprio. Magari non ce ne sono, Ah, eccola invece. Tadan! Trovata! Ehi, Panam, l'ho trovata! Hai visto? Sono stato bravo. C'è qualcosa. Bel lavoro. Cosa stavi cercando tu in mezzo alle garate, scusami? Carol! Ce l'abbiamo! E adesso? Dovete inserirla nel lettore. Allora, okay. Lì, la scheda nel lettore. Calmati, 2 secondi, cioè, un attimo. Speriamo bene. Flink! Ciuf ciuf! È dentro, l'ho infilata tutta. Ciuf ciuf! Ma a me sembra un trenino. Oh, che belli i trenini, ti piacciono, Johnny? Sempre con ste sigarette. Volevo parlarti. Dimmi. Di cosa vuoi parlare? Inizi ad avere dubbi? Mi sei mancata. Oh. Mi sei mancata. Mi sei mancata. Molto. Oh. Beh, questo significa... Ehi, aspetta. In genere non parliamo così. Mamma patata. Non lo so cosa scegliere. Troppe decisioni. Ok, iniziamo ora adesso. Ok, inizia. Oh, io? Perché Stavo non tu? Stavo scherzando. Senti, V, credo di sapere dove vuoi arrivare. E l'idea non ti piace? Non è questo. Volevo parlarne anch'io, solo... non così apertamente.
prenditi il tuo tempo. Intorno, sondare le acque e poi ritirarmi nel mio guscio. Ma dai, cosa sei, una tartaruga? E allora saltiamo quel pezzo, no? Ok, saltiamo pure il girarci intorno. A che punto siamo? Non voglio mandare tutto a puttane. E non farlo, allora. Finora stai andando bene, però. Finora stai andando bene. Perché ho sempre tenuto la bocca chiusa. Ma dai! Panam! Il punto è che di solito agisco prima di riflettere. L'ho notato. E con te no, invece. Lo so, ma per agire mi servono anche degli impulsi. Quello è vero. Quando faccio qualcosa spontaneamente mi sento onesta. Mentre ora ci stai pensando. Preferisco non rischiare. Oh, e come mai con me è diverso? Perché con me è diverso? Perché stavolta ci tengo davvero. Oh. Ho paura di dire o fare qualcosa di stupido e di essere abbandonata. Non ti abbandonerò come la tua famiglia. Anche se significa essere solo amici. Oh, Panam, patata. Prova a seguire l'impulso la prossima volta. Ma cosa tocchi? Cosa tocchi? Non dire che non ti avevo avvertito. D'accordo, torniamo dagli altri. Che magari ci stanno guardando dalla finestra. Guarda quei due. Oh, mi piace passare il tempo con te, Panam. State sorvegliando quel convoglio? Sì, Carol controlla regolarmente le loro comunicazioni. Procede tutto secondo i piani. Per adesso, ovviamente. Cosa stanno facendo? Stanno sparando le bottiglie? Meglio essere preparati sempre con il fucile in mano. Non si sa mai cosa possa succedere. Vi, sai dov'è Panam? Io eviterei anche di rispondere. Scusami, sono occupato. Potremmo controllare... Ehi. Un attimo, tesoro. E respira. È tutto sotto controllo. Il fuoco in mezzo a mezzogiorno, dai, ci sta come idea. Bello, posso sedermi anch'io. Voglio fare parte anch'io. Comunque, sei preoccupata per Saul? Preoccupata per Saul. Mi ha appena scritto, vedi tu. C'è ancora un po' di tempo prima del tramonto. Lo vedo, è mezzogiorno. Magari una ripassata all'auto. Ma come? Ma scusami. Ehi là, ciao. Ci sono le stelle. Abbiamo solo qualche ora fino all'alba. Ma scusami, non dovevamo aspettare il tramonto? È già notte. Sembri terrorizzata. Come se fossi la prima persona che si oppone a Saul. Risparmia il fiato, non devi consolarmi. Mi piace stare con voi, siete brave persone. Ti conoscevi, Scorpion. Siete brave persone. La guerra, con la testa piena di idee e un sacco di contatti. Cercò di convincere Saul a unirci agli Snake Nation. Diceva che ci avrebbe resi più forti. Mi dispiace per Scorpion comunque. E Saul cosa fece? Disse di no. Saul gli fece il culo per aver cercato di mettere in pericolo la famiglia. Non gli affidò lavori per un anno. E com'è sopravvissuto? Molto consolante, grazie. L'hai detto tu che non dovevo consolarti. Anche questo è vero. Beviamo allora. A Scorpio. Facciamo un brindisi a Scorpion. Da dove è saltata fuori la mia birra? A Scorpion. Oh, Panam anche ha detto a Jackie, grazie. Ci tengo molto a Jackie, sappilo. Gli volevo tanto bene. Ragazzi, credo che dormirò un pochino. Cercherò di dormire un po'. Ok, ci vorrà un po' prima che il convoglio arrivi fin qui. Comunque, fa un po' fresco qua, no? Si è fatto freschino. Vieni qua. E tutti gli altri, guarda quei due, guardali. Ma è piacevole. ci credo. Ma dai, vi, davanti a tutti? Mi stenderò qui, al tuo fianco, a guardare le stelle. Un altro dei tuoi tanti interessi. In casa tieni anche mappe celesti. Vi, non fare lo stronzo. Quello è il grande carro. E vedi quella piccola stella tremolante a destra? Sì, la vedo. Sì. Quella lì. Davvero? Oh cielo, quella deve essere l'orso. Quella là. Ragione.
Che carina che sei. Buonanotte, Panam. Oh, che carina che è. Ok, stanno arrivando. Ehi, svegliati, svegliati. Tutti pronti? Minchia. Aspetta che mi alzo. Andiamo, vi. E scusa, e cosa abbiamo dormito a fare noi allora? Cioè, nel senso, non potevamo venire qua. No, beh, era meglio prepararsi un giorno prima, effettivamente. Dai, dai, partiamo, partiamo. Voglio vedere come riusciamo a tirare giù sto cazzo di convoglio. Che cosa è successo alla macchina? Io apprezzo veramente sto gioco, credetemi. Avrà anche dei problemi, non lo voglio negare. Ma... oh, a me piace. A me sta piacendo un sacco. Si muove, aumenta la velocità. Forza allora, è il momento di andare a rubare un carro armato. Fosse GTA bastava arrivare a 5 stelline. No, forse 6. 5 o 6 ne aveva, boh. Che cazzo ne so, Panam. Sono contento di aver dormito assieme. Non so se riusciremo a prenderli. Sgancia un vagone, guadagnerai velocità. V, non perdere tempo. Sgancia quel giunto. Io? Scusami. Fosse facile. Fosse facile farlo, Panam. Un attimo, che cazzo. Circondateli appena li tagliamo fuori. Mene. Dai! Ma che palle sta torretta! Aspetta! 4, 9, 5! Fuoco! Fuoco! Bellissimo poter rallentare il tempo, eh! No, è bloccata! Ci serve un'altra strada! Dio mio! Uno dei migliori potenziamenti che potessi scegliere, rallentare il tempo. Aspetta. Cessare il fuoco. Frega. Dove sei? Aspetta, cosa leggendaria? Dov'è? C'è una roba leggendaria, dov'è? Ecco, ah, un componente, vaffanculo. Mitch, andate. È stato interessante, no? D'accordo, il treno sta partendo. Muovetevi. Su, 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 rientriamo. Ok, andiamo. Pronto a partire. Bello il nostro nuovo mezzo, eh? Ma senti un attimo, sta torretta, Panam, quando è che la facciamo aggiustare, eh? Se vuoi un po' di soldi te li do, per farla aggiustare. Però non è che possiamo farla sempre inceppare. Non so neanche io come. Come avevo previsto. Ma perché parli attraverso la radio? Voglio suonare anch'io il clacson, Panam, fammelo suonare. Come sta andando, V? Ti sei divertito? Minchia! Hai voglia. Che non dovrai aiutarci a montare quella ferraglia. Per Mitch e Teddy ora inizia il vero spasso. Si divertono loro, dai. Gli lascio fare il divertimento. Adesso torniamo al campo. Che cazzo è quel coso? Siamo tornati con un carro armato, ma vi avevo detto di no, e io l'ho portato qui lo stesso, vaffanculo Sol. Ok, ho appena perso il canale della Militech. I è un bene? Ho capito che qualcuno li ascoltava e hanno cambiato i codici. Ok. Tempismo perfetto. Un po' tardi ormai, abbiamo il mezzo. Ehi là, gentaglia, siamo arrivati con un cazzo armato. No, grazie. Me ne occupo io. Dove sei? Non ti vedo. Panam? Dove sei? Vabbè, andiamo da Saul. Eccolo qua. Ciao, Saul. Vabbè, si avvicina lui, dai. Cazzo, Panam. Si comincia.
Ah, ecco, scusi, ma dove eravate finiti? Ecco che arriva Jason Momoa. Ciao. Che cosa significa? Che abbiamo preso un carro armato. Il Basilisk. Io vedo solo due camion con un logo Militech. Panam si riconoscono a chilometri di distanza. Ah, che palle. Non abbastanza problemi? I Raffen possono attaccarci da un momento all'altro. E ora dobbiamo preoccuparci anche della Militech. Basta! Cazzo! Sta un po' zitto! Vuoi servire le corporazioni per sempre? Prego, accomodati! In tal caso lasceremo il Basilisk in ricordo di quello che era questa famiglia. Oppure sai che c'è? Magari la prossima volta che ci attaccano potremo rispondere. Questo è vero. Quando avrò finito con la biotecnica, la famiglia si riunirà per discuterne, per discutere di te. Fino ad allora non voglio vedere questi camion. E il Basilisk? Possiamo montarlo? Fate come vi pare, ma sparite dalla mia vista. Fate il cazzo che volete, guarda. Portate il camion sul retro. Dobbiamo scaricare. Ok. Cosa ne faremo? Ho un'idea. Io che faccio invece, Panam? Tutto bene? Che polmoni! Che bella voce forte. Grazie. Mi sa che l'ultima volta che ho urlato così avevo 10 anni. Arrivate coi anni! Tutto a posto. Ma tutto bene? Sì, certo. Pensavo che mi sarei goduta di più questa rapina al treno. Beh, ce la siamo goduta noi. Se avrete ancora bisogno di me, devi solo chiamare. Chiamami, Vi... penso che lo farò. Quindi aspettati pure quella chiamata. L'aspetto con... Esatto, con vero... piacere, tesoro. Ciao, Panam, ci vediamo. Sono felice di aver conosciuto Panam. Ah, già un nuovo incarico, Queen of the Augway. Esci dal campo e attendi un giorno finché il Basilisk non sarà pronto. Ok. Andiamo a cazzeggiare!